l'aspetto positivo è aver dato continuità di risultato, di prestazione dentro una partita giocata bene, dove oggettivamente comunque la Samp ha qualcosa in più dell'Empoli, lo si è visto, con tutto il rispetto per l'Empoli, che è una squadra per la quale io nutro affetto e simpatia, che ha fatto la sua partita, perché comunque doveva cercare di muovere la classifica anche in virtù e in vista dei prossimi incontri. La Samp ha avuto un buon predominio territoriale, abbiamo sofferto un po' all'inizio, abbiamo fatto fatica a prendere le misure, qualche cosa la dobbiamo migliorare, come se aspettassimo di vedere che tempo che fa, e invece bisogna giocare senza determinando anche il tempo, no? Abbiamo avuto la pazienza perché comunque l'Empoli ha difeso con 10 giocatori messi lì, alla fine gli attaccanti avversari sono stancati perché a forza di correre dietro ai nostri difensori, a forza di attaccare la profondità, la partita che credo l'Empoli abbia preparato contro di noi, alla fine hanno perso energie e lì abbiamo avuto il controllo del gioco, ce la siamo anche complicate in alcuni momenti, però una vittoria meritata con una squadra che ha condotto una gara con una buona autostima. La classifica è come il sesso degli angeli, sappiamo di è corta, sono tutte lì, non ha senso guardarla, ce ne importa niente della classifica, noi dobbiamo giocare bene a calcio, dobbiamo entusiasmarci dentro una partita, dobbiamo far divertire i nostri tifosi, quando poi tu metti assieme tante componenti avrai anche una buona classifica che guarderemo quando sarà il tempo di guardare. Il Chievo in salute, difficile, il Chievo storicamente è una squadra ostica, difficile da scardinare, abbiamo assolutamente bisogno dei nostri tifosi, abbiamo bisogno di un pubblico numeroso, abbiamo bisogno di una spinta adrenalinica che ci faccia andare anche oltre, perché dobbiamo recuperare energia in fretta, perché la partita sarà impegnativa. Ce la giocheremo come sempre al meglio delle nostre possibilità, ma credo che la differenza nella partita del 26 la possa fare anche il nostro pubblico.